Le persone che sono dietro a questo sono dei criminali. Questo è un crimine contro l'umanità. In questo forum, tenuto al Parlamento europeo a Bruxelles il 29 gennaio, medici, politici e difensori dei diritti umani hanno discusso su come i prigionieri di coscienza in Cina vengano perseguitati, torturati e in alcuni casi uccisi per i loro organi. Se non prendiamo in seria considerazione questa pratica, diventiamo moralmente e politicamente corresponsabili di quello che sta succedendo. Enver Toti era un chirurgo in Cina negli anni 90. Gli fu ordinato di rimuovere organi da persone vive per i trapianti. A quel tempo egli non si rese conto che i pazienti erano prigionieri di coscienza, perseguitati per la loro religione. Più tardi si fece avanti e ha testimoniato per aiutare a fermare la pratica. Penso che come medico dovresti salvare il paziente, ma da un certo punto di vista ho ucciso quella persona. Morì dopo che gli portai via il suo fegato e due reni. Per me è una specie di bestemmia per i miei doveri, come medico. Così per molti anni ho sentito il mio cuore molto pesante. Le accuse di espianto forzato di organi ai prigionieri di coscienza sono state segnalate nella corrente principale nel 2006. I ricercatori indipendenti David Kilgourn e David Matas hanno concluso che più di 40.000 persone innocenti sono state uccise per i loro organi. La maggior parte delle vittime praticavano il Falun Gong. Il giornalista investigativo Ethan Goodman afferma che, oltre al Falun Gong, anche uiguri e cristiani indipendenti sono stati vittime di espianto forzato di organi. Il punto ovvio, e credo che questo accadrà in Australia, in primo luogo, è quello di criminalizzarlo. Se hai l'intenzione di ottenere un organo in Cina, sei un criminale. È così semplice. Anche se l'espianto di organi in Cina è avvenuto per più di un decennio, è solo di recente che ha iniziato ad ottenere l'attenzione in tutto il mondo. Qual è adesso la situazione differente? Molti medici hanno iniziato a parlare di questo problema. La comunità internazionale non poteva ignorarlo, perché non solo gli esperti di diritto e avvocati, adesso anche tutte le organizzazioni dei diritti umani sollevano la questione. Possiamo sentire evidentemente che la comunità internazionale è molto preoccupata per questo faccenda. Perché? Abbiamo raccolto 166.000 firme in soli 45 giorni. Questo forum a Bruxelles viene dopo un'audizione sulla questione, tenuta al Congresso degli Stati Uniti lo scorso settembre. NTD News, Bruxelles, Belgio.